Il rapporto a me sembra di grandissimo interesse e condivido tanto l'analisi quanto una serie di proposte che il rapporto contiene, che mi sembrano molto ben formulate. Se posso, in termini di analisi e con riferimento all'Italia, sono identificate tutte esattamente le cause della crisi italiana, della lunga stagione oggi di recessione, ma ancor più lunga di sostanziale stagnazione della produttività e della competitività italiana, se non di perdita di produttività. Ci sono due elementi, secondo me, peraltro noti, che non emergono dal rapporto. Uno riguarda l'energia, l'alto costo dell'energia, che dipende sia da fattori naturali ma anche da scelte, come quella relativa al nucleare, scelte democratiche peraltro, ma da scelte. Uno è l'alto costo dell'energia, che si aggiunge ai fattori già indicati, e l'altro è l'elevato indebitamento pubblico, che rende difficile finanziare politiche industriali mediante la spesa pubblica. Naturalmente si possono fare politiche industriali qualitative che usano poco la spesa pubblica o che la usano soltanto come volano attraverso il suo uso più intelligente. Solo per dare una misura sintetica, il flusso accumulato negli ultimi 20 anni della spesa per interessi per la quota di debito eccedente il 60% del PIL, quindi livello virtuoso europeo, è pari a circa 1.000 miliardi di euro, che vuol dire le risorse che l'Italia ha dovuto spendere in più dei paesi che sono intorno al 60% per finanziare il servizio degli interessi sul debito pubblico. Tra il 2000 e il 2011 la spesa in conto capitale della PA si è ridotta così del 27% in termini reali, e tra il 2001 e il 2010 si è avuta una riduzione delle concessioni di nuovi mutui per investimenti agli enti locali, province e comuni, da quasi 6 miliardi a 3 miliardi. Questo dà, diciamo, un quadro degli ulteriori due vincoli che noi abbiamo, difficilmente superabili nel breve: il costo dell'energia e l'alto costo e l'elevato debito pubblico. Aggiungerei invece un elemento positivo, che è la rilevante competitività del settore del nostro sistema manifatturiero rivolto all'esportazione, tirato dall'esportazione. A me piace sempre dire che il fatto che ci siano un settore importante della manifattura italiana che riesce a competere sui mercati internazionali, nonostante un costo del denaro che è più del doppio di quello dei suoi concorrenti tedeschi e francesi, nonostante un costo dell'energia che è dal 40-60% più alto, nonostante oneri regolatori e burocratici che sono non così tanto, ma che sono anch'essi superiori a quelli di molti dei concorrenti europei, nonostante rilevanti carenze infrastrutturali e così via, dimostra che c'è un aspetto, una luce c'è. Questo è il settore tirato dall'esportazione. Farei adesso rapidissimamente qualche osservazione sui punti su cui qualche contributo posso darlo, soprattutto su due punti. Noi abbiamo oggi congiunturalmente, ma anche in prospettiva di medio termine, a mio avviso, da affrontare una serie di problemi che sono stati indicati in termini di politiche industriali, ma con due emergenze che a me sembrano le più evidenti. Uno è riaprire i canali del credito alle imprese. Per riaprire i canali del credito alle imprese si possono fare molte cose. La prima è sicuramente però quella di pagare i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni.
lo accennava il ministro Moavero, il recepimento della direttiva europea è un fatto importante, non risolve il problema dello stock. Io penso che sullo stock di debito arretrato delle pubbliche amministrazioni, si discute se 60, 70, 80 miliardi, si debba fare subito un'operazione verità, anche unilateralmente, ma presentandola in Europa come tale. Questo è debito pubblico. È debito pubblico perché sono, nella misura in cui sono, debiti non contestati, sono debiti che dovranno essere pagati. Quindi è debito pubblico che viene dal passato accumulato. Va contabilizzato nel debito pubblico e credo che bisogna, che occorra stabilire una regola che non è soltanto quello di pagare entro 30 giorni e in alcuni casi 60, che è giusto, ma occorre stabilire anche che chi comunque, perché può succedere, per ragioni di cassa non è in condizione di pagare nei 30 giorni il termine stabilito, deve comunque, entro il termine, se non ha legittimamente contestato il debito, deve contabilizzarlo e certificarlo. Contabilizzarlo nel debito pubblico e certificarlo. Aumenta di qualche punto il nostro debito pubblico? Sicuramente, ma questo aumento io credo sia già scontato dai mercati finanziari. E l'Europa dovrà prendere atto che noi facciamo per primi un'operazione verità sui debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Se si fa così, prevedendo anche sanzioni gravi e pesanti personali per i responsabili, perché non possiamo prevedere una sanzione grave e pesante per un sindaco o un amministratore che non ha sufficiente disponibilità di cassa per pagare, ma sicuramente lo possiamo prevedere se, non potendo pagare, non lo contabilizza nel suo debito e non lo certifica. Se si arriva a questo, è possibile pensare a delle soluzioni per un rapido esaurimento di questo stock nei confronti delle imprese. Una proposta, per esempio, che ci siamo permessi di studiare in sede Astrid, è quella di prevedere che per legge si stabilisca che le banche che fanno factoring di questi debiti abbiano il diritto per legge di cederli alla Cassa Depositi e Prestiti quando lo ritengono opportuno, e che la Cassa Depositi e Prestiti sui crediti così acquisiti per effetto del put delle banche abbiano nei confronti delle pubbliche amministrazioni le stesse speciali garanzie che hanno nei confronti dei mutui agli enti locali e alle province, cioè la delegazione sul pagamento delle imposte. Questo farebbe sì che più facilmente le banche acquisterebbero questi crediti, perché sono crediti che hanno un acquirente certo e quindi incidono sui loro ratios molto meno di quanto non avvenga adesso, lasciando la banca libera di decidere se attendere il pagamento a quel tasso speciale 8% in più del parametro europeo che è previsto dalla legge, oppure cedere la Cassa Depositi e Prestiti, la quale a quel punto potrebbe essere previsto per legge che ristrutturi questo debito in un periodo pluriennale, per esempio di 5-10 anni, in modo da consentire alle pubbliche amministrazioni un percorso di rientro graduale. Questo da un lato darebbe l'immediato pagamento dello stock, rimettendo in circolazione questi 70-80 miliardi, e che consentirebbero anche alle imprese di risolvere non solo i loro problemi di liquidità, ma i loro problemi di accesso al credito, che oggi sono ostacolati dal fatto che hanno dovuto accedere al credito per compensare i mancati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Un'altra proposta su cui stiamo da tempo ragionando, il governo italiano ne è consapevole come il governo francese, per quanto io ne so, è che, vedete, noi abbiamo avuto due importanti iniziative della Banca Centrale Europea, che sono state le due LTRO a 3 anni, che hanno sicuramente tamponato la crisi di liquidità
sono long term financing operation, ma in realtà sui 3 anni, quindi una crisi di liquidità a breve. Oggi la crisi di liquidità è ancora gravissima sul medio termine, sugli investimenti delle imprese a medio termine e sugli investimenti infrastrutturali, sui progetti infrastrutturali, che richiedono finanziamenti a termini più lunghi, 10 anni, nel caso delle infrastrutture anche di più. L'ipotesi che potrebbe essere interessante studiare e che naturalmente dovrebbe essere valutata dalla BCE nella sua sovrana indipendenza è quella di utilizzare una parte della liquidità della base monetaria che sta rientrando dai due LTRO, una parte, per varare una very long term financing operation, cioè un'operazione che mette a disposizione provvista dedicata delle banche private, delle banche pubbliche come KfW, Cassa Depositi e Prestiti e così via, per un periodo più lungo, ma vincolandola strettamente alla presentazione dei contratti di finanziamento a medio termine di imprese o dei contratti di finanziamento di progetti infrastrutturali. E quindi un meccanismo che in questo caso garantisca che questa provvista viene utilizzata a questi fini. Potrebbe essere un'operazione per esempio a 7 anni, oppure potrebbe essere anche una nuova operazione a 3 anni ma con una garanzia di rinnovabilità a certe condizioni, restando fermo che la BCE si assumerebbe soltanto il rischio banca, peraltro attenuato nei prossimi anni dall'entrata in vigore delle procedure, delle norme sia di vigilanza prudenziale sia di salvataggio e così via proprie dell'Unione Bancaria Europea, mentre ovviamente la banca si assumerebbe il rischio di impresa. Sul finanziamento poi delle infrastrutture, Gian Avero indicava che cominciano ad aprirsi degli spazi in direzione della Golden Rule, sia pure vincolata, sia pure come diciamo un elemento premiale per chi ha i propri conti pubblici in ordine. Su questo meriterebbe di andare avanti a lavorare. Noi abbiamo già perso un'occasione dovuta a mio avviso all'improvvido tentativo di utilizzare gli eurobonds per la mutualizzazione dei debiti sovrani, e questo ha reso molto difficile riproporre almeno oggi gli eurobonds per il finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali europei. Probabilmente se si fosse fatto a suo tempo con una valutazione politica più corretta sulla difficoltà di convincere alcuni paesi del centro e del nord Europa a qualunque forma di mutualizzazione dei debiti sovrani ulteriore rispetto a quelle che poi si è arrivati a fare con le procedure per noti, ISM eccetera, si poteva puntare su eurobonds rigorosamente limitati al finanziamento di grandi progetti infrastrutturali avendo una loro redditività propria nel tempo, e avremmo avuto una risorsa ulteriore. Torneremo a parlarne tra qualche anno. Però ecco, la grande obiezione alla Golden Rule è sempre stata quella della difficoltà poi di distinguere realmente gli investimenti dalla spesa corrente. E però a questa difficoltà si può rispondere attraverso una precisa indicazione tassonomica delle categorie, e intanto per alcune categorie di spese è assolutamente evidente che questo rischio non c'è. Il cofinanziamento nazionale di progetti infrastrutturali finanziati dall'Europa attraverso i fondi strutturali, attraverso la Connecting Europe Facility o attraverso la BEI è evidente che non può avere il rischio di contrabbandare spese correnti per spese di investimento. Io penso che si debba lavorare anche molto di più di quanto non si sia fatto, e finisco su questo punto, per dare finalmente corpo a un'indicazione che era già presente nel rapporto della Rosier
era presente con due pagine molto importanti nel rapporto Monti sul mercato unico europeo, è presente in almeno una decina di comunicazioni della Commissione europea di questi ultimi anni, che è quella di lavorare su un quadro regolatorio effettivamente meno penalizzante, se non più favorevole, per gli investimenti di lungo termine aventi esternalità importanti per la crescita, la competitività e in genere per l'economia. Su questo si sono dette molte parole, i propositi vanno tutti in questa direzione, in concreto si è visto ancora molto poco. Certo, è stato importante, e Moavero sa che in un momento decisivo sotto la presidenza danese è stato decisivo il no del governo italiano e del governo francese, è stato importante che Solvency II non passasse nella sua originaria formulazione, perché avrebbe definitivamente impedito che alcuni classici investitori di lungo termine come le assicurazioni vita e i fondi pensione continuassero ad essere disponibili per sottoscrivere prodotti di finanziamento di investimento a lungo termine. Su questo si è evitato il peggio, direi che non si è ancora ad una soluzione favorevole. Secondo me bisognerebbe ragionare lungamente nel caso di Certifor per cercare ancora attraverso un fine tuning soluzioni che garantiscono sicuramente la stabilità finanziaria ma nel contempo siano meno penalizzanti per il finanziamento dell'economia reale. Ma poi ci sono altri terreni su cui bisogna intervenire, uno è quello degli standard, delle regole contabili, dell'International Accounting Standard, tenendo conto anche che sì, questo qui spesso Enzo siamo più realisti del re, lo siamo come Italia e lo siamo come Europa, basta vedere come gli Stati Uniti hanno applicato Basilea 2 e come l'Europa ha applicato Basilea 2 e come le autorità di vigilanza italiane in primo luogo, cosa virtuosa, ha applicato poi queste regole. Allora io non dico che occorra allentare le regole, perché la stabilità finanziaria è sicuramente una condizione per la crescita e la competitività, ma siccome è anche vero che crescita e competitività sono le condizioni per la sostenibilità nel tempo delle misure di fiscal consolidation e della stessa stabilità finanziaria, bisogna trovare attraverso il fine tuning soluzioni che armonizzano l'una e l'altro obiettivo, l'una e l'altra esigenza.